Allora, per una mobilità nuova siamo arrivati a Milano, abbiamo incrociato altri ciclisti che venivano dall'Olanda, da Londra, anche un indigena milanese, e di solito, come ben sapete, è molto raro trovare i milanesi che pedalano, mentre lo davamo quasi per scontato di trovare una giovane londinese e anche degli olandesi. Poi ovviamente che chiude un ragazzo del cuore della bioregione del Ticino, da Robecchetto con Induno, e via verso Piazza Duca d'Aosta, dove troveremo un sacco di gente. Allora, di lega a vetta, chi prende quelle bandiere là? Sono vecchi più pedali. Ah, ma guarda il cambio. Ma anche molto però. C'è anche l'assessore di Milano. Assessore, vuole dirci qualcosa? Questa è una manifestazione importante per la nostra città, che vuole essere un po' la capitale della mobilità sostenibile, ma deve essere un segnale per tutto il paese. Il nuovo governo deve investire fortemente sul trasporto pubblico, ma non solo sul trasporto pubblico, sul fatto che riorganizzare le risorse verso la mobilità sostenibile è un'occasione di crescita per tutto il paese. Musica, maestro! Freno un accidente. Ma come si fa? Ma come si fa?
2013, rete mobilità nuova. Vediamo Milano letteralmente invaso dai ciclisti, ma sappiamo che non sono tutti qua, perché approfittando della bella giornata, venendo qua dalla provincia di Milano, abbiamo incrociato un sacco di ciclisti che, liberi dalla macchina, dalle impellenze quotidiane, del traffico, dall'essere autosauri, si riversavano per riscoprire le nostre campagne, campagne sotto la minaccia di asfalto inquinamento, per nuove autostrade inutili.
Tantissimi ciclisti sono giunti a Milano da tutta Italia, ma non solo ciclisti. Le persone che si impegnano quotidianamente per una mobilità, una nuova urbanistica, una nuova visione della nostra società. Ci vuole una spinta, per fare le politiche ambientali ci vuole che la gente si muova, poi le amministrazioni vanno dietro, è difficile che un'amministrazione sia davanti ai cittadini. Oggi è una roba enorme, meravigliosa di cittadini, ciclisti, pedoni, finalmente 2 ore di bellezza dai disastri della provincia. Fisicamente.
serve neanche se parcheggiata, ma va bene così. Io sto chiamando adesso Simone Dini, che da mesi organizza questo panico. In assenza di Simone Dini parleranno i comitati di Notem. Grazie a tutti per questa bella manifestazione. Ci dicono che siamo sempre quelli contro il progresso e contro tutto, ma noi sappiamo benissimo che le 7 autostrade in Lombardia e le altre 10 in Italia non servono ai problemi dei lavoratori e dei pendolari. Oggi siamo in tantissimi con le biciclette, perché noi invece sappiamo che le autostrade sono speculazione edilizia e appalto ai cugini e gente che sghignazza nei telefonini come faceva dopo il terremoto dell'Aquila. Questo è quello che vogliono loro. E allora diciamo, come uno slogan orrendo contro chi ha vinto le elezioni in questa Lombardia, che quella gente si alza presto perché lavora, no, quella gente si alza presto perché fa una vita del cavolo, perché non può andare a lavorare in mezz'ora, perché deve prendere i mezzi fatiscenti. E al posto di questo cosa gli fanno? L'ennesima inutile e stupida autostrada. Questo diciamo, mezzi di trasporto efficienti e basta autostrada. Quelli che dicono che la Lombardia è il motore dell'Europa, quelli che dicono che siamo la nuova Baviera, vengano qua, vengano con la gente che lavora tutti i giorni. Quelli che gli dicono padroni a casa nostra e difendono l'identità padana sono i primi cementificatori. Guardate, io sono lombardo, ma non faccio lombardo per patriottismo, ringrazio i tanti anche di Roma che sono qua. Sono lombardo perché amo la mia terra, invece i cosiddetti padani la cementificano. Quindi chiediamo aiuto a tutti gli italiani, perché in Lombardia è molto più difficile resistere. Siamo gli ultimi noi d'Italia, noi lombardi. Abbiamo bisogno di tutti voi italiani. Perché guardate, è facile quando il pendolare vede il cartello in dialetto, non gli cambia la vita. È facile prendersi a conto quelli che fanno i kebab, è facile prendersi a conto i poveracci, ma quando si racconta la speculazione edilizia e le grandi mafie si vede chi viene a lottare. Non ci sono loro, non ci sono. Stando a Gemonio, stando con lo Iaccia, a Tunisi, non ci vengono i leghisti in piazza a lottare. E quindi grazie molte. L'ultimo appello, una nuova battaglia che sta cominciando in questi giorni. A Milano vuole costruire un nuovo stadio dell'Inter in una zona verde a San Donato Milanese. Con la crisi che c'è, cosa ci portano? Uno stadio nuovo. Non abbiamo bisogno di mensi dei poveri, abbiamo bisogno di posti di lavoro. Quindi stai nascendo un nuovo comitato contro il nuovo stadio dell'Inter a San Donato Milanese. E da Piazza del Duomo, città medaglia d'oro della Resistenza, faccio l'ennesimo appello a tutti gli italiani: stateci vicini, non siamo in Valsusa, ma abbiamo bisogno di tutti, contro la Tem e contro tutte le altre autostrade. Grazie a tutti e buon proseguimento. Bravo! Grande Proglia! E adesso il saluto di Simone Dini, che vi ha invitato tutti qua. Io non ho preparato nulla, non c'ho un discorso, sono stati gli ultimi mesi lunghi, abbiamo lavorato veramente tanto, c'è stato un gruppo di persone che ha lavorato tantissimo per organizzare questa cosa e per invitarvi tutti quanti qua in piazza. Vi dico solo una cosa, oggi da qui parte una nuova Italia, l'Italia cambia veramente strada, perché siamo tantissimi, siamo belli e siamo giusti. E è segno veramente che non siamo più la nicchia di rompicoglioni che si muovono in bicicletta, gli sfigati che vanno in giro con i mezzi pubblici e che non si comprano il macchinone. L'Italia sta cambiando e cambia da oggi, è cambiata. Dobbiamo cambiare questo paese e lo faremo. Io vi ringrazio veramente tantissimo. E per chi è arrivato in bici possiamo anche pensare che prima o poi ce ne dovremo andare da qui, no? Quindi non ve ne andate, che faremo una bella passeggiata. Grazie a tutti! Grazie Dini.
Siamo qui al palco Simona di Bologna per Salva Cilesti e la consulta delle biciclette di Bologna. Vi devo dire delle cose sull'intermodalità. Allora, noi siamo venuti qui da Bologna in treno più bici. Abbiamo dovuto prenotare con 2 giorni di anticipo al nostro posto bici e sul nostro regionale c'erano soltanto 14 posti bici. Per fortuna c'erano tanti con la pieghevole. Noi viviamo in una regione, ma non siamo gli unici, in cui il 60% dei residenti vive a meno di 2 chilometri da una stazione. Questo vuol dire che con un posto bici sul nostro treno, tutti quei pendolari che adesso soffrono per raggiungere le proprie stazioni in macchina oppure aspettando degli autobus in ritardo, potrebbero andare al lavoro comodamente in bici, raggiungendo la propria stazione con la bicicletta, facendo salire la bicicletta a bordo, scendendo e raggiungendo il posto di lavoro in modo pratico, economico, efficiente, risparmiando tempo e risparmiando soldi. Noi chiediamo anche questa possibilità a chi si occupa del trasporto pubblico, a Trenitalia e alle ferrovie regionali. Siamo qui con la consulta della bicicletta di Bologna, ma veniamo da tutta la regione Emilia-Romagna, c'è Forlì, c'è Reggio Emilia, c'è Modena. Siamo venuti in 50, abbiamo pedalato da Lodi e siamo qui per chiedere l'intermodalità, perché pensiamo che il futuro sia l'abbandono dell'auto privata, che sia la possibilità di muoversi comodamente in treno, bici, a piedi e coi mezzi pubblici. Grazie a tutti. Vittorio Gogliati Dezza, il presidente delle Legambiente, è qui, anche lui ha qualcosa da dire sul tema. Prego. Ma io volevo solo dire una cosa, un anno fa a Roma c'è stato esploso salvaciclisti con 50.000 persone in piazza, a un anno di distanza si replica a Milano. Non sono cose occasionali queste, evidentemente c'è ormai una consapevolezza della gente comune, c'è una voglia di libertà che non è la libertà dei popoli che vediamo sui cartelloni elettorali, è la voglia di essere liberi, di muoversi, di passeggiare, di respirare. E la cosa fondamentale che esce fuori da queste due enormi manifestazioni a un anno di distanza nelle due capitali d'Italia è che si sta ragionando non più soltanto su un aspetto della mobilità, ma si sta ragionando di una città nuova. Questa è la verità. Stiamo lavorando tutti insieme ed è un enorme schieramento che si è messo in piedi, perché devono cambiare le città e la mobilità è il modo principale per cambiare, perché parlare di mobilità significa parlare di consumo di suolo, significa parlare di autostrade, come ho sentito prima, e davvero, come diceva prima Simone, si deve cambiare strada e si può cambiare strada. Non sottovalutiamo la forza che abbiamo messo in campo in questi giorni. La Legambiente è una delle voci, una delle tante voci che sono in campo, e se riusciamo a rimanere con questa forza non possiamo che allargarci. Io penso che la prossima puntata dovrà andare al sud Italia, perché anche là dobbiamo allargare questo fronte e portare aria libera nelle città che soffocano dallo smog e dalle macchine. L'ultima cosa, abbiamo davanti un grande impegno ed è quello di una legge di iniziativa popolare, di una legge nuova che passi in Parlamento con l'appoggio dei parlamentari. Facciamo di questa occasione una grande campagna di attenzione, di raccolta firme e di 1.000 banchetti in ogni città per far capire alla gente che solo così staremo tutti meglio insieme. Grazie a tutti. Grazie Vittorio. Scusate, io vorrei che adesso fare un grande applauso ai genitori antismog che sono qui con noi in piazza. Per loro Anna Gerometta, il presidente. Beh, direi che è inutile che io spieghi a voi quanto l'inquinamento ha un impatto spaventoso sulla salute di tutti i cittadini che vivono in aree inquinate. E diversamente da quanto i nostri politici per tanti anni hanno detto, uno, il traffico è assolutamente la causa principale dell'inquinamento atmosferico in pianura padana, in Europa in generale, ma in pianura padana in particolare. Lo dice l'ARPA, lo dicono tutte le fonti scientifiche. Quindi questo è il primo dato che è inconfutabile, da cui bisogna partire. Ed essendo questo il dato, è evidente che la mobilità è la chiave del miglioramento, chiave che naturalmente riguarda le persone ma riguarda anche le merci. Quindi consideriamo che nell'immaginare una mobilità nuova noi dobbiamo immaginare la mobilità delle persone e la mobilità delle merci, perché questa è una cosa che a volte si dimentica ma che ha un impatto sull'inquinamento spaventoso.
Europea con una condanna della Corte di Giustizia può effettivamente dare la via alla procedura di multe nei confronti dell'Italia, che potrebbe portare fra l'altro al blocco dei fondi strutturali, e questa è una delle molle che la nostra politica può forse sentire. Quindi diciamo che chiediamo il vostro aiuto su questo. Per il resto è bellissimo che ci siano tante persone, come spesso accade, i cittadini sono più avanti della politica. Grazie. Grazie. Mi trovo con questa cosa in mano, non so perché. Ragazzi, lo fate un paura al povero vecchio rota fissa? Le alzate ste biciclette al cielo! Dai! In alto le bici! E dai, fate una cosa seria una volta tanto! Dai, dai! Ruota in aria! Adesso... Mentre state così fermi per la prossima mezz'ora, parlerà Clara del Bike Pride di Torino. Allora, grazie a tutti di essere qui. Noi veniamo, come sapete, dalla città capitale dello smog. Io non sono torinese, ma ci vuole 5 anni. Come dire, unirvi alla nostra festa su due ruote il 26 maggio. Vado a prendere il microfono. Dopodiché io, ecco, ci sono tante persone che sono venute a Milano da diverse parti d'Italia che non hanno mai visto questa città. È un peccato, perché credo che Milano sia una bellissima città che valga la pena di valorizzare, soprattutto senza auto, senza traffico. Quindi io direi che dopo l'intervento di Gilberto potremmo iniziare a muoverci. Io vado a fare un giro in Corso Buenos Aires, per esempio. No, calmi, io vado a fare un giro in Corso Buenos Aires. Poi se qualcuno vuole venire, ciascuno si prenda la propria responsabilità, no, delle proprie azioni. Ciao a tutti, grazie di essere a Milano, avete regalato a Milano una giornata che entrerà nella storia. Rete Mobilità Nuova, da tanto tempo la sognavamo. Comunque non voglio rubarvi tempo, sono qua solamente per ricordarvi una data nella provincia ovest di Milano, nel Parco del Ticino, da oltre 50 comuni. Il 19 maggio ci sarà la Bici Pace, da tanti comuni dimostreremo quotidianamente perché la bicicletta non sono tante parole, ma è una pratica bellissima, una pratica che apre orizzonti. Quindi il 19 maggio Bici Pace, 31esima edizione, perché noi crediamo che la bicicletta è già un'opera e una pratica di pace. Grazie a tutti, ciao! Milano provincia, che è il volano cosiddetto di un'economia che non ci piace, che va a specificare tutte quelle opere, legittimandole, che sono la Pedemontana, la Brebemi, la Tem. Bene, domani organizziamo una biciclettata che parte dalla Darsena alle 2 e si dirige con la bici, con i nostri corpi, le nostre macchine fotografiche, le nostre macchine per registrare, e andiamo verso Trenno, verso Baggio, andiamo a parlare di quella che una volta era le vie d'acqua, poi taglia, è diventata una via sola, che è un canale di scolo che non serve a nulla se non a sbancare un territorio, passando attraverso tre parchi cittadini, dividendoli a metà, rendendoli inutilizzabili, portando via terra viva, persone vive a questo territorio. Come Comitato No Expo e altre realtà che lottano in città contro questo evento inutile, dannoso, noi vi invitiamo domani a venire alle 2 in Darsena, qualunque tempo ci sia.